A Palazzo Lombardo, nei locali dell'Associazione Atena, è possibile visitare la mostra sulla Settimana Santa. Con noi il presidente, l'avvocato Giovanni Salvaggio. Partiamo dall'Ultima Cena, descriviamo quest'opera. E prima devo fare una brevissima premessa. Tante persone che amano il Venerdì Santo a Canicattì e non solo, quando hanno degli oggetti o realizzano particolari oggetti, li donano alla nostra associazione e ci tengono che noi li esponiamo durante il Venerdì Santo. Dal 2016 fino adesso, ad eccezione della pandemia, noi abbiamo partecipato a tutti i Venerdì Santi. Anzi, devo dire che nel 2016 il primo evento che abbiamo organizzato proprio in queste sale l'abbiamo organizzato presso le sede dell'Associazione Atena con il tema Fede e Tradizione, e abbiamo percorso questo lungo cammino che arriva fino a noi e quindi fino a voi. Cos'è questo? Questo è un ricamo stupendo realizzato a mani che raffigura l'Ultima Cena. È stato realizzato da una signora che ce l'ha donato, e quindi noi ogni anno lo esponiamo con grande piacere, perché come vedete è un grandissimo capolavoro che raffigura l'Ultima Cena, che si trova a Milano. E lo ha realizzato una signora di Canicattì? Una signora, però io non so il nome, perché no, non lo so, me l'ha detto il nome, ma ci regalano tante cose, quindi non vorrei commettere un errore. Questa statua di Gesù è del 1600? Sì, è dell'anno 1600, è una statua stupenda, bellissima, che ovviamente nei tempi passati, nei secoli passati, veniva portata in processione. E siccome siamo dopo il Concilio di Trento, quando c'è stata la cosiddetta Controriforma, nella Chiesa sono state date delle indicazioni di realizzare delle opere d'arte che rappresentavano la vita vissuta di Gesù Cristo, compresa la passione. È una statua molto molto bella. Noi non l'abbiamo mai esposta perché negli altri anni abbiamo avuto l'urna, abbiamo avuto il Nazareno, e si chiama Lecce Homo, Cristo alla colonna, perché poggia è un tema classico che si trova anche in tanti altri dipinti. Il volto sembra parlare. Fa una tenerezza, infatti l'abbiamo tenuta custodita gelosamente, e dato che il Comitato il Venerdì Santo quest'anno ha variato, noi volevamo fare un dono alla nostra città e gli facciamo vedere questa bellissima opera d'arte che fa parte appunto del culto della fede e della tradizione. Un altro dono, un dipinto che risale al 1976. Questo è un dipinto che ci ha donato la famiglia Sgammeglia. Il papà Diego era uno dei più apprezzati pittori, decoratori. Infatti tantissimi palazzi di Canicattì hanno gli affreschi di Luzzi Diego Sgammeglia. Era un artista straordinario, mi voleva bene come un figlio, infatti mi ha donato pure due suoi dipinti. E quando lui è morto, poi ho avuto da fare anche con i figli, e il più grande dei figli, Lillo, mi ha detto: devo donare qualcosa all'associazione che riguarda mio padre e l'arte di mio padre. E mi ha raccontato pure come è stato realizzato questo dipinto. Nel 1976, durante la processione del Venerdì Santo, il signor Sgammeglia ha seguito la processione fino ad arrivare al Calvario. Poi è tornato a casa e ha chiesto ai figli di prendergli un cartoncino. Questo è tutto un cartoncino. E ha dipinto il Nazareno, che peraltro abbiamo avuto per alcuni anni pure nella sede per il Venerdì Santo, e lo ha dipinto, non voglio dire più bello, ma quantomeno bello quanto la statua del Nazareno. E quindi
Se voi pensate che nel 1976 è stato capace, nell'arco di poche ore, di realizzare questo capolavoro, immaginate la grandezza di questo grande uomo e grande artista. E la famiglia ce l'ha donato e noi ogni Venerdì Santo lo esponiamo perché è un grande piacere farlo vedere ai cani cattinesi. Di una bellezza veramente particolare questo crocifisso, che tra l'altro ha delle origini sconosciute, che sanno anche un po' di divino. Questo è un ulteriore dono che hanno fatto qualche mese fa dei miei amici di un paese vicino al nostro. Sono venuti e mi hanno detto: c'è una cosa che vogliamo donare all'associazione. Io sono venuto e vedo uscire questo crocifisso meraviglioso. E mi hanno detto che seguono ovviamente la nostra associazione e credono nei nostri progetti. E hanno voluto regalarci questo crocifisso, che è appunto qualcosa di misterioso nel senso. Sono andati a raccogliere delle verdure selvatiche, dei finocchietti, eccetera, e hanno visto del terreno smosso. Però c'era un pezzo di legno che fuoriusciva. Incuriositi, hanno scavato con le mani e è venuto fuori questo bellissimo crocifisso, come se li avesse chiamati e a sua volta, avendolo portato da noi, è un richiamo per tutti quelli che lo vogliono vedere. Certo non è in condizioni ottime perché lo manderò sicuramente in restauro, ma come vedete questo crocifisso sembra di arte popolare, è stupendo ed è emozionante per l'espressione del viso, per tutto il contesto e per noi è molto importante oggi, per la prima volta, ce l'hanno portato circa un paio di mesi fa, farlo vedere ai nostri concittadini nell'ambito del Venerdì Santo. Anche perché non sappiamo di quanto tempo fa e quanto è stato rimasto sotterrato, quindi è tutto un mistero. Sì, ma anche guardate i chiodi, per esempio, i chiodi sono particolari. Vabbè, queste le braccia legate al busto venivano fatte a parte, ma è in condizioni, dato l'epoca in cui sarà stato realizzato, è in condizioni discrete. Non per me, perché io lo farò semplicemente ritoccare nelle parti, ma non ne farò alterare la patina né l'espressione del viso e quant'altro. E parliamo adesso di questo dipinto, cosa rappresenta? Allora, questo è un duplicato di un dipinto del Caravaggio che si trova in uno dei musei della Germania ed è molto famoso non solo perché è un dipinto del Caravaggio, ma perché raffigura qualcosa legata al Venerdì Santo, o meglio alla resurrezione, perché il Venerdì Santo è un momento di passione ma di resurrezione. E il Caravaggio, attraverso la realizzazione di questo dipinto, ha immortalato San Tommaso, perché San Tommaso ha voluto toccare il costato di Gesù Cristo, dove aveva ricevuto il colpo di lancia, diciamo, e quindi raffigura la curiosità e la diffidenza umana con il divino rappresentato da Gesù Cristo, che gli dice: va bene, puoi toccarmi il costato, sono io Gesù Cristo risorto. Questo l'ha realizzato Michele Giardina nel 2018 e ce lo ha prestato in occasione del Venerdì Santo, come ci ha prestato qualche altra opera d'arte che si trova qui in esposizione. E ci parli adesso di questi quadri. Sì, sono dell'autore che si chiama Francesco Alberghina,
chi ama l'arte, l'arte in Sicilia l'ha portata nel Novecento proprio Alberghina, quale era anche un antiquario, era uno che è uno scultore, e i suoi capolavori sono distribuiti non solo in Sicilia ma in tutta Italia. Questo era il suo genere pittorico. Questi erano dei bozzetti che lui tante volte colorava, ma solo in maniera non troppo carica, solo i contorni, eccetera. Fanno parte della mia collezione privata e abbiamo voluto esporre il battesimo di Gesù Cristo con il cugino Giovanni Battista, per partire dalla nascita spirituale, diciamo, di Gesù Cristo, per passare a questo grande capolavoro che è la passione, morte, crocifissione e resurrezione. Quindi il passio, cosiddetto il passio, lo passio, con tutte le cadute di Gesù Cristo, la crocifissione, la discesa, la resurrezione. Qui mi diceva, le persone si inginocchiavano, guardavano il crocifisso che sembra ti guardi negli occhi, pregavano e andavano via. Sì. Descriviamolo. Allora, questo è un crocifisso molto importante, perché proviene da un prete di Naro, un prete dell'Ottocento, che poi dato a finire ai nipoti, ai pronipoti, e anche questo si può dire che è stato un dono all'associazione. Uno simile c'è nel Duomo di Naro, proviene da quell'area. Probabilmente sono coevi, probabilmente sono anche simili se non identici, ed è tutto di legno, anche questo prima patina, ed è un crocifisso di una bellezza, come potete vedere qualcuno ha pure portato una rosa e l'ha messa nelle gambe di Gesù Cristo. Qui abbiamo un inginocchiatoio di una famiglia nobiliare, e le persone vengono qui anche per pregare. Ce l'ha benedetto l'arcivescovo Monsignor Ferraro, che è stato ospite in una presentazione di un libro, e quindi gliel'ho chiesto se me lo benediceva, e abbiamo le foto, la benedizione, e un crocifisso stupendo. E parliamo adesso di questa vetrata artistica. Questa vetrata artistica ce l'abbiamo ogni anno in prestito, è sempre Michele Giardina l'artista, addirittura l'ha realizzata nel 2003 e noi dal 2016 in poi l'abbiamo avuto sempre da noi in occasione del Venerdì Santo. È molto bella sia artisticamente che anche suggestivamente, specie la sera quando qui spegniamo le luci, risalta questo bellissimo crocifisso e le persone anche da fuori fanno le foto, che è veramente bello e suggestivo. Passiamo alla resurrezione. Sempre Giardina, questo addirittura lo teniamo noi, glielo custodiamo gelosamente, però è di sua proprietà e rappresenta il passaggio successivo rispetto alla vetrata precedente. Quella è la crocifissione e questo è la resurrezione. Quindi quello che dicevo prima, passione ma resurrezione, il messaggio positivo che dà Gesù Cristo quando ritorna sulla terra, si fa vedere dagli apostoli e poi va via per dare l'ultimo saluto. Anche questa è molto bella. Un'altra opera davvero particolare, dicevano, la vedete nemmeno nei musei. Infatti l'ho detto un attimo fa, riservatamente, adesso lo diciamo pubblicamente. Un'opera di questo genere è difficile trovarla pure nei musei. Come vedete è integra quasi al 99%, manca un piccolo pezzettino di sotto. Viene da una stamperia tedesca, è di fine Settecento,
e rappresenta la discesa di Gesù dalla croce, delle tre Marie e tutti i suoi familiari che hanno partecipato alla discesa di Gesù dalla croce. Sembra quasi un dipinto del Caravaggio, però anche se in tecnica diversa, come vedete, è molto suggestiva. Se guardate i particolari non c'è nessun errore e considerate che la tecnica con cui si facevano queste opere d'arte era una tecnica anche difficile, perché poi la stamperia più stampe faceva, naturalmente veniva la risoluzione inferiore. Invece questa è veramente bellissima. Se voi fate i primi piani nel volto di Gesù, di Maria Maddalena, della Madonna, guardate che è veramente molto suggestivo e molto bello. È un autentico capolavoro che noi ci teniamo riservati, e ogni anno anche questo lo esponiamo. Oggetti antichissimi in questa vetrata. Sì, non solo sono antichissimi, ma sono piuttosto importanti. Ve li descrivo uno per uno. Allora, questo campanaccio di mucche, c'è sia da una parte che dall'altra una scena che riguarda appunto la resurrezione, e quindi sempre siamo in tema del Venerdì Santo. C'è quella piccola campana di sotto che invece proviene da un'ex chiesa di campagna di suore Clarisse di Naro, perché andavano d'estate in campagna, avevano una piccola chiesetta che è stata dismessa, non so, da più di 100 anni, eccetera, e c'erano due campane di bronzo. Se le sentite suonare, anche se noi suoniamo questa campana qui dentro, si sente pure a San Diego, è davvero bellissima. E quindi questa campana era appunto appaiata ad un'altra, e anche questo è un dono che ci ha voluto fare un canicattinese per ricordarci della Pasqua e soprattutto è anche di questa campana, che è del nostro territorio, è una campana antichissima. Poi passiamo ad altri autentici capolavori. Questo, se noi lo chiudiamo, sembra un libro antico. In realtà, aprendola, vediamo la Madre Immacolata, la Madonna, e all'interno, con ricami in miniatura, ci sono fiori, oggettini, le colombe, la crocifissione e le colombe che beccano nel sangue caduto da Gesù Cristo per dare un messaggio all'umanità. È un autentico capolavoro difficilmente trovabile anche nel mercato dell'antiquariato. Io sono riuscito miracolosamente a trovarlo, e questa è la prima volta che lo espongo, perché ogni anno cerchiamo di variare, ecco, fa parte della mia collezione privata. Poi ci sono altri tre autentici capolavori. Questi sono del 600, sono di argento e hanno i punzoni di Palermo, sono cesellati tutti a mano. Come vedete sono molto belli. C'è lo stensorio addirittura, che all'interno c'ha una piccola tela che raffigura un angioletto. È molto bella, suggestiva, con tutti i caratteri della religione cattolica, sia nella chiesa, scusate, nel crocifisso e quant'altro. Questi ovviamente solo per un paio di giorni saranno visti, poi ovviamente non li posso tenere qui. Questa parte di oggettistica è un'oggettistica più popolare. Per esempio, se voi pensate che questo di vetro, questo porta candele di vetro,
negli anni 50 lo donavano agli sposi come dono di nozze. Poi ci sono, questo invece viene dalla Polonia, sembra una specie di matrioska, un uovo di Pasqua, sembra una matrioska. Questo è molto bello, viene dalla Francia, è un po' moderno, però ha la sua suggestione. L'ultimo, questa statua rappresenta la Madonna addolorata. Come vedete, c'è un pugnale che gli trafigge il cuore, è andalusa, questa viene dalla Spagna. L'ho mandata a restaurare, purtroppo me l'hanno rovinata perché mi hanno tolto la prima patina dal volto, hanno messo il rossetto nelle labbra di Maria Maddalena, cioè immaginate se ne va col rossetto. Ecco. E anche nel volto poi hanno dipinto gli occhi, ma al di là, diciamo, di queste manipolazioni. Come vedete, questa veste che gira quasi in tutto il corpo è un grande capolavoro. Quando sono riuscito a trovarla, il nero si differenziava, il nero del mantello rispetto al nero della veste, cioè il nero del mantello era un nero lucido di quello che io vedevo anticamente a mia nonna, non so, nei miei ricordi. È molto bella, è come le statue d'epoca, mancano sempre le mani perché erano quelle che cadevano per prima. Quanto è possibile visitare questa mostra? Lo ricordiamo, siamo a Palazzo Lombardo in Corso Umberto, nei locali dell'Associazione Atena. È possibile vederlo oggi pomeriggio, domani mattina sino all'una perché poi ci sono le manifestazioni sacre e noi non vogliamo intrecciarle, e poi sabato e domenica. Io mi auguro che siano cose apprezzate nell'ambito della Settimana Santa e colgo l'occasione per fare tanti auguri a voi e a tutti quelli che ci seguiranno. Auguri di buona Pasqua, grazie di tutto.